Benvenuti in questi video corsi brevi per principianti per il feltro ad ago. Oggi inauguriamo questo nuovo video tutorial realizzando una pallina. E voi direte: va bene, ma fare una pallina non ci vuole niente. In realtà, ogni piccola cosa ha bisogno della sua tecnica. E probabilmente chi sarà a un livello avanzato già saprà fare molto molto bene questa una sfera, e anche perché in genere poi con la manualità certe cose vengono in automatico. Ma ci sono anche tante altre persone che iniziano e si ritrovano a voler fare subito delle cose senza sapere praticamente l'ABC, senza avere le basi. Quindi questi video tutorial serviranno per dare le basi per creare delle forme. Da queste forme poi ognuno potrà fare quello che gli pare. Allora, oggi quindi faremo una sfera. Cosa ci servirà per realizzare una sfera? Ci servirà della lana e sono 10 grammi. Vediamo con 10 grammi di lana che tipo di sfera riusciamo a fare. I nostri aghi, anche se io andrò ad utilizzare fondamentalmente il numero 40 triangolare e il pennino. Poi ci serviranno delle forbici da ricamo e delle forbici a filo da sarta. Andiamo avanti. Allora, prendiamo la nostra lana e separiamola in due porzioni, una più piccola e un po' più grande, e iniziamo a lavorare la porzione più grande. Allora, quello che dobbiamo andare a fare è evitare, e molte persone fanno questo sbaglio, è che fanno una pallina e iniziano a infeltrire. Questo che cosa significa? Che al centro la pallina resterà sempre molle. Quindi noi dobbiamo fare in maniera tale da avvolgere bene il primo strato su se stesso. Ma in questo modo otterremo una parte centrale molto molto più consistente. Nel fare questa operazione io avvolgo la lana, cercando di fare sempre di tenere sempre la forma di una pallina. Quindi la prima cosa che vado a fare, prendo il mio ago e vado a cucire al centro per fermare la lana. Faccio la stessa cosa di qui su tutta la superficie. Attenzione, io sto solo appuntando, non vado molto in profondità. Ok. Quindi, una volta appuntata la lana, io inizierò a lavorarla e la inizio a lavorare col mio pennino, senza mai andare in profondità. Allora, lavoro il laterale, girando la lana e lavoro mettendo la lana in verticale. Questo perché se io vado a fare questa operazione avrò una pallina schiacciata.